Siamo a Venezia, è il Redentore e oggi con Luca e Katia, dove è finita? Di qua, andiamo a farci un giro in barca. Più che un giro. Mentre loro fanno il tour della casa, io invece mi sto documentando per questo video perché volevo essere preparato e quindi da Wikipedia la festa del Redentore è l'evento che ricorda la grazia ricevuta dalla città e per volere del Doge ai tempi in cui fu chiesta, fu fatta la promessa che ogni anno nel giorno in cui la città fosse stata dichiarata libera dal flagello si sarebbe tenuta una processione fino alla nuova chiesa votiva. La sua costruzione, per ordine del Senato veneziano, tra l'altro il 4 settembre, il giorno del mio compleanno, del 1576 però, avvenne sull'isola della Giudecca, nell'area del convento francescano. E noi invece questa sera, per tradizione, prenderemo la barca, andremo fuori con appunto l'amico Luca e mangeremo e berremo e ci guarderemo i fuochi. Prima di far festa bisogna fare la spesa. Bisogna sempre organizzarsi. Ecco qui, iniziamo a organizzarsi. L'anguria dissetante. La burrata. Siete un po' dura la vita. Human safari. Sì, così, sì, perché sì, sì. Va sempre in giro per i supermercati. È vero. Poi di solito inquadra la merce. Qui ci sono le pizzette. E già qua sono 50.000 vite. Per le birre mi affido a te. A chi? Non affidarsi se non al titolare della birreria Zanon in Fondamenta degli Ormesini. Scusa, video, pensavo, ecco perché mi stavi loggiando. Il pane. Sveglia, ragazzi. Il pane e anche gli affettati. Luca, quanti siamo stasera? Ah, siamo una trentina. Io e te e anche io e te comunque. Va bene. Dire Redentore. Redentore. Per cosa è famoso Redentore? Per le birre. Giusto, giusto. Ma io dico, ma dove mi porta amico Luca ogni volta? Cioè, che spettacolo! Guarda, guarda che roba! Aspettate di vedere quando arriviamo in bacino San Marco, che è pien così di gente, le barche, pien!
tempo non è proprio dei migliori, così secondo me potremmo rischiare dell'acqua. Il meteo dà acqua, ma noi impavidi con San Marco alle spalle brindiamo. Se il meteo dà acqua, noi diamo birra. Esatto. E in reparto cucina abbiamo Katia di qua in prua che sta preparando i panini. Cosa dici Luca? Come andrà la serata? E guarda che se non piove ci salviamo. Quale spende? Senti come piove, mamma come piove, senti come viene giù. 12.800 isole. Tommy col tappo, cioè registri con il tappo, abbassa un po' stiso Tommy, su, siamo, guarda dove siamo, sul ponte di Rialto siamo, a 4000 ISO, sul ponte di Rialto, stava piovendo, ma ha smesso di piovere, quindi stiamo valutando di ritornare di nuovo di là, perché poi ci hanno anche cacciato quelli della guardia costiera, simpatici ragazzi. Il tempo è pazzo, il tempo è pazzo. È vero, il programma è diverso in realtà, facciamo tutto il canale grande. Tutto. Così ce la godiamo un po'. E poi vediamo, tanto se è 10:30, tradotto sono le 10:30, i fuochi ancora iniziano. Alle 11:30. Alle 11:30, tra un'ora. Tempo, abbiamo solo del tempo. Di nuovo sarò di parte, ma è la città più bella del mondo. Eh sì, è la città più bella del mondo o no? È la città più bella del mondo. È la città più bella del mondo o no? È la città più bella del mondo. Oh. Di fulmini e saette che ci sono stati.
arrivati. È incredibile fare un vlog così con quello che vedete dietro, con questa vista spaziale, veramente. Non mi resta che salutarvi a questo punto. Noi con la barchetta ce ne torniamo indietro, magari ci beviamo un'altra birra prima di andare a letto. Un saluto a tutti quanti, iscrivetevi al canale, cliccate mi piace su questo video se vi è piaciuto, condividetelo per far sapere a tutti quanto è figa questa festa del Redentore a Venezia. Ci vediamo con il prossimo video, ciao.